politica non può più andare avanti solamente con lo scontro. I cittadini sono stanchi. Vogliono fatti concreti. Il collegio dei Probiviri ha inviato alla consigliera dei 5 Stelle una mail nella quale le comunica che è stata sospesa cautelativamente in attesa di approfondimenti dal movimento. Lo annuncia la stessa Frenquellucci che in un post su Facebook ringrazia il Movimento 5 Stelle per aver ascoltato il suo appello. La risposta non è tardata ad arrivare dai grillini subito dopo la nomina di Frenquellucci e la firma di accettazione dell'assessorato all'innovazione, entrando così a far parte della giunta guidata dal sindaco PD Matteo Ricci, primo caso del genere in Italia. Durante la conferenza di presentazione del rimpasto della giunta, la Frenquellucci si sente propositiva. Il laboratorio politico a Pesaro funziona, dice. In qualità di assessore posso decidere e deliberare portando avanti i temi cari da sempre al movimento, tra cui rete sociale, potenziamento della sicurezza e università. Resta un nodo da sciogliere in vista della sospensione del gruppo consigliare dei Grillini, che ha permesso alla Frenquellucci di ricoprire il ruolo di capogruppo in opposizione. È chiaro che io vorrei non essere abbandonata dal Movimento 5 Stelle perché ho fatto un ottimo lavoro, tutto in trasparenza, mi sono sempre confrontata con gli attivisti e poi anche il nostro regolamento al punto 4 e 5 fa capire che io ho fatto il bene per i cittadini, ho portato avanti il mio programma. Vorrei riuscire ad avere un incontro a Roma e spiegare tutto il procedimento che è stato fatto in questi mesi, perché i risultati sono stati ottenuti, ci siamo riusciti. Questo laboratorio Pesaro, chiamiamolo laboratorio Pesaro, è riuscito nell'intento e va nella direzione di aiuto per i cittadini. Finalmente una politica concreta, quello che i cittadini stanno chiedendo da anni. La decisione giusta è quella di autosospendermi, lo faccio, però non voglio essere abbandonata dal Movimento 5 Stelle, io devo portare avanti le ideali del perché anche sono stata eletta qua nella città di Pesaro. Il primo cittadino si dice molto rispettoso del dibattito interno dei 5 Stelle, intanto risulta essere determinato a rafforzare la squadra di Pesaro. Abbiamo dimostrato che, superati i pregiudizi, nel contesto politico nazionale nuovo la collaborazione funziona e porta dei risultati per i cittadini. Sono molto contento di questo, oggi abbiamo una squadra più forte, Francesca farà sicuramente un ottimo lavoro come assessore all'innovazione. Abbiamo tre consiglieri del gruppo 5 Stelle ai quali chiedo la massima collaborazione, non ho chiesto di entrare ufficialmente in maggioranza, ma gli ho chiesto di rafforzare ulteriormente la collaborazione con il governo della città. Credo che sia un buon esempio a livello nazionale e spero che altre realtà possano seguire il nostro esempio.